Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7 che scattano in questi istanti. Allora, come preannunciato, questa sera conversazione con Alessandro Rico, la verità panorama. Buonasera, caro Alessandro. Buonasera Daniele, tutto bene? E nostri ascoltatori e lettori affezionatissimi come sempre, vi ringraziamo. A maggior ragione, proprio perché sono affezionati, ricordiamo loro le tre opportunità che hanno domani, come già oggi e come già ieri. Prendere il quotidiano, la verità, prendere il settimanale Panorama che è uscito da ieri e prendere anche il libro di Giancarlo Perna che è pure in edicola. Senti Alessandro, valichiamo rapidamente l'Atlantico. Cioè, quando Trump chiamava Covid, virus cinese, apriti cielo, si aprivano le cataratte del cielo e tuonava e Fauci, quello della doppia mascherina, si avvelenava, eccetera. Per quanto anche quotidiani di sinistra come il Washington Post ponessero da tempo la questione, però politicamente non se ne poteva parlare. Ora lo fa quotidiano, diciamo, conservatore e liberale classico, il Wall Street Journal, e improvvisamente anche Fauci, anche l'amministrazione democratica, ma soprattutto non c'è più Trump in campo, si può parlare, si può rompere il tabù? È proprio questa la cosa sorprendente. Ci voleva l'arrivo di Biden, ci voleva l'arrivo della sinistra per rispolverare un'ipotesi che fino a pochi mesi fa veniva liquidata come una fake news sulla quale fare debunking. Guarda, io ti prendo solo qualche articolo che circolava fino tra l'altro al 24 febbraio scorso. C'è un articolo di Open, per esempio, il SARS-CoV-2 è nato in laboratorio? No, punto esclamativo. Quello studio tedesco non smentisce l'OMS, uno studio che era stato preso come pretesto per dimostrare che invece c'era la possibilità di una fuoriuscita dal laboratorio. Nei mesi precedenti veniva definita una fake news elettorale di Trump. Insomma, poi arriva Biden e il mitico Fauci non solo dice adesso ho dei dubbi, ma addirittura ormai, come hai visto, siamo arrivati al punto che dobbiamo credere pure agli UFO, no? Barack Obama ha detto che forse esistono anche gli UFO. Senti, ma dimmi adesso la tua valutazione, diciamo a freddo, va bene, però la gran parte degli americani e anche di noi che americani non siamo, ci ricordiamo quello che diceva Trump e quindi sappiamo mettere le cose a posto, chi diceva le cose un tempo e chi invece si arrampica ora sugli specchi, oppure secondo te comunque c'è una platea per cui la character assassination di Trump è riuscita e quindi diciamo no, se lo dicono questi altri è credibile, invece prima no. Che idea ti sei fatto sul del pubblico? Per quanto riguarda la percezione del pubblico, io credo che gran parte dell'opinione pubblica già ascoltasse le sirene trampiane, diciamo. E da questo punto di vista temo che ci sia un enorme scollamento tra quelle che sono le sensazioni dell'opinione pubblica, che spesso invece si sintonizza su quella lunghezza d'onda, e il tentativo di manipolare l'opinione pubblica che viene fatto dai cosiddetti competenti. E qui siamo veramente di fronte a un doppio standard, per cui se lo dice Trump è una fake news, se lo dice Biden è una notizia che viene dai servizi segreti, da un appello degli scienziati, e quindi bisogna approfondire l'ipotesi, e quindi improvvisamente tutti i telegiornali ci dicono che forse quella notizia è diventata credibile. È questo scollamento che mi preoccupa, perché poi la presa in giro, le persone la percepiscono, la capiscono. Se tu tratti queste questioni con un approccio ideologico, né con un tentativo evidentemente manipolativo, poi indipendentemente dal fatto che veramente questo virus sia uscito meno dal laboratorio, non Certo. stiamo qui a fare noi a dare l'ultima parola, però è evidente che se queste questioni vengono trattate con pregiudizio ideologico, per cui se lo dice Trump va male, se lo dice Biden va bene, e le persone poi a un certo punto capiscono la presa in giro e non si fidano più delle fonti ufficiali, no? Senti, ammesso, io sono speranzoso come te, ma scettico, ormai siamo alla fine di maggio e questa vicenda risale alla fine del 19 e chissà se sarà mai possibile fare chiarezza sulle responsabilità cinesi, ma almeno io mi accontenterei di poco. Almeno secondo te, ora che a parole tutti pongono il problema, almeno una messa in mora della Cina per la sua gigantesca campagna di cover-up, per la copertura di regime che ha fatto, almeno questo si riuscirà a farlo oppure resteremo a qualche parola così? Guarda, Daniele, paradossalmente io sono del parere opposto, cioè
credo che almeno sul lungo periodo, sul lunghissimo periodo, ma quando parlo di lunghissimo periodo, 50 anni, Ah. 100 anni, la storia, diciamo, forse qualche notizia in più, qualche certezza in più sulle vere origini del Covid la si potrà anche avere. Quello che invece mi lascia molto sfiduciato è la prospettiva che la Cina questa cosa in qualche modo la possa pagare, la possa sfruttare. E mi pare che non ci sia volontà né da parte delle istituzioni multilaterali, definiamole così, per esempio l'OMS, che peraltro aveva già mandato in teoria una pattuglia di scienziati in Cina a fare un'indagine, fatto sta che questi non sono potuti nemmeno, non ci si sono potuti nemmeno avvicinare al laboratorio, quindi non hanno potuto né confermare né escludere. Però così diciamo l'OMS si è pulita la coscienza. Conosciamo bene i rapporti tra la Cina e il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom. Né men che meno gli stati si stanno impegnando particolarmente. Gli Stati Uniti, certo, conducono ormai questa sorta di guerra fredda contro la Cina, per cui schermaglia c'è, però per esempio l'Europa mi sembra totalmente appiattita alla È così. narrativa del dragone, l'Italia non ne parliamo. Ma anche la Germania mi sembra che si sia instradata su questi binari. Quindi forse io ho la prospettiva opposta alla tua, cioè temo che magari scopriremo la verità sulle origini del Covid, che i nostri posteri le scopriranno, ma invece la Cina resterà Certo. impunita. Ah, certo, ah, certo. È assai ragionevole anche l'ipotesi che fai tu. Senti, torniamo in Italia invece e ai nostri di virologi. Tu in questi giorni hai fatto una serie di pezzi particolarmente godibili in prima lettura, poi però in seconda lettura uno invece si arrabbia un po', non certo con te, ma con le persone che tu nomini, a proposito dei virologi del panico. Hai ricostruito tutto quello che dicevano alla vigilia del 26 aprile, alla vigilia delle prime parzialissime riaperture, poi dopo la festa scudetto dell'Inter, un'ecatombe, eccetera. Adesso c'è un tentativo di dire: no, ma noi in realtà cercavamo di fare lo scenario peggiore. Che idea ti sei fatto anche qui a posteriori su queste arrampicate sugli specchi? Guarda, la cosa più incredibile è proprio questa che hai sottolineato tu, perché, guarda, noi possiamo accettare tutto, possiamo accettare che ci siano scienziati politicizzati, praticamente tutti lo sono, chi a sinistra, chi a destra, ma tutti quanti hanno un interesse che va molto al di là della pura ricerca scientifica. Possiamo accettare che facciano terrorismo, l'hanno fatto per un anno, ci siamo abituati forse anche a prenderli con le pinze. Possiamo accettare i soliti ormai personaggi televisivi, personaggi più che persone, che facevano terrorismo sulle riaperture, ci dicevano avremo 800 morti al giorno, aumenteranno i contagi, sarà inevitabile un aumento dei contagi dopo il 15 marzo, diceva il buon Cartabellotta. Però almeno quando le previsioni che fanno si rivelano sbagliate, abbiano la faccia di dire il coraggio, la buona volontà, la buona fede anche di dire abbiamo sbagliato, scusateci, ritenteremo di nuovo e cercheremo di essere più precisi. No, adesso c'è il negazionismo della previsione catastrofista, per cui vedi Galli, Cartabellotta, Ricciardi, tutti questi puntano fuori che allarmisti noi, ma quando mai? Quando mai abbiamo detto che ci sarebbe stata una strage? Allora Galli ti dice che lui non ha mai fatto catastrofismo. Cartabellotta ti dice: sì, vabbè, ma quello era il worst case scenario, quindi lo scenario, diciamo, che prevedeva il caso peggiore. Ricciardi ti dice all'improvviso, dopo aver chiesto 5 lockdown da novembre a oggi, dice: le riaperture sono andate benissimo. Che idea mi sono fatto? Mi sono fatto l'idea che noi siamo in mano, più che, appunto, più che a persone, a personaggi, cioè a dei narcisi che la sparano grossa pur di stare in TV. E poi non hanno nemmeno il coraggio di ammettere quando hanno sbagliato. E se le luci delle telecamere si spengono, che si fa? Se le luci delle telecamere si spengono, succede che finisce il quarto d'ora di celebrità pandemica ed è la ragione per cui questi qui si attaccano a tutto. Oggi ho provato a dirlo in modo scherzoso, però in realtà l'argomento è serio, perché poi questa cosa crea un incentivo a far durare di più l'emergenza. Ora, io non voglio negare che un problema ancora esista, che dobbiamo ancora essere attenti, prudenti, tutto quello che vi pare. Però mi pare anche evidente che molti, sia nel campo scientifico sia nel campo politico, si vogliono aggrappare disperatamente a questo potere, a questa visibilità che hanno acquisito
nei 14 mesi di pandemia fino ad oggi. E quindi questa cosa è pericolosa perché crea un incentivo affinché si inventino sempre nuove emergenze. Ormai è un metodo rodato, io non voglio fare adesso la gamben della situazione, però qui stiamo andando avanti con un governo che funziona con uno stato d'emergenza permanente. Siccome lo stato d'emergenza permanente è molto comodo per chi detiene il potere, chi ha in mano le leve del potere e chi da questo stato d'emergenza permanente ci guadagna in visibilità, ecco, non vorrei che qualcuno a questo punto pensi di utilizzare questo metodo ad libitum, all'infinito, finché la barca va, facciamola andare, finché la gente si dà retta, finché la gente si spaventa, continuiamo a utilizzare questo metodo. Questa è la cosa che mi spaventa di più. Senti, battuta conclusiva, proprio oggi La Verità, in un bel pezzo di Patrizia Floderreiter, riportava nell'ultima colonna i dati dell'ENIT, dell'ente del turismo, che diceva, attenzione, voli prenotati giugno su giugno, meno 66%, luglio su luglio, inteso 21 su 20, meno 55%, cioè una catastrofe sulle prenotazioni, eccetera. Tu non pensi che sia il caso di fare un bilancio sull'eccessiva lentezza di queste riaperture che ci ha comunque fatto parte delle prenotazioni turistiche estere? Cioè, adesso, siccome ci stiamo tutti riprendendo un pochino di libertà, sospironi di sollievo, magari passa tutto in cavalleria, ma non ti pare che questo file andrebbe aperto? Assolutamente sì, e ti dirò di più, c'è una duplice lentezza, perché da un lato c'è la lentezza nella programmazione, nel senso che noi siamo stati fino a poco tempo fa nell'incertezza assoluta su quello che sarebbe successo quest'estate, ma c'è una lentezza poi anche nelle tappe programmate, perché il coprifuoco che se ne va definitivamente praticamente d'estate, ma continua a rimanere anche a giugno inoltrato, perché poi di fatto noi avremo il coprifuoco a mezzanotte, se non sbaglio, dal 7 giugno fino al 21, e queste sono tutte cose che scoraggiano i turisti. Tra l'altro, fino praticamente a ieri sera non c'era nemmeno la certezza che in zona bianca ufficialmente sarebbe stato soppresso questo coprifuoco. Quindi è chiaro che è un turista che dice: non sa se gli riaprono i locali, non sa se gli riaprono i ristoranti al chiuso, all'aperto, non sa se può uscire alle 10, alle 11, a mezzanotte. Dice: ma scusatemi, io sono stravaccinato, straimmune. Mi voglio fare finalmente, mi voglio godere una vacanza dopo quest'anno terribile, e che faccio? Vado in Italia, piuttosto vado in Grecia, piuttosto vado in Spagna. È anche il segnale che si è dato dal punto di vista comunicativo, l'idea che noi siamo un paese ancora d'appestati con le vaccinazioni che vanno a rilento, quindi è assolutamente un processo da aprire. Non bisogna archiviare tutto, scordandoci il passato, come si fa di solito in Italia, perché è bene che se la Cina rimane impunita, almeno i colpevoli dei disastri interni, almeno loro, facciano i conti con le loro responsabilità. Speriamolo davvero, e con questo invito, monito e auspicio di Alessandro Rico chiudiamo la chiacchierata di questa sera. Rinnova per chi vuole l'appuntamento domani mattina alle 7 alla lettura dei giornali, ma l'appuntamento più importante è quello triplice in edicola, Verità, Panorama, libro di Perna. Allora, buona serata a tutti, grazie ad Alessandro Rico, buon lavoro, ciao Alessandro. Grazie, un caro saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori e lettori.